ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo dell'illuminazione. Me l'avete chiesto nella community con il sondaggio, è venuto fuori che mi interessa questo argomento. È importante ovviamente, l'illuminazione in acquario marino è fondamentale. In questo video ne parleremo. Però prima di parlare di questo, mi levo il pensiero, volevo presentarvi due prodotti che potete trovare sul nostro sito in vendita in questo momento, che sono... Dove li ho messi? Trovati, allora, ne vedo pure nascosti. Questo è AF Alghe Feed, che è ottimo per gli acanturidi, per tutti insomma, gli erbivori marini, diciamo. E questo Color Up, che io lo trovo molto valido, soprattutto per i pesci piccoli come i centropige, che io ho due Loricurus in vasca che lo gradiscono. Li apriamo insieme così vi faccio vedere che non sto mentendo. Ne proprio rompo due sigilli a discapito mio per farvi vedere appunto che funziona e non è una presa in giro. Partiamo con il Color Up, vedete? Non so se lo vedete da qua, da lì. Sono tipo grandi. Lo proviamo, vediamo se piace. Esagerati proprio. Piace anche alla Canturus, lo posternum. È piaciuto, dai. Provatelo, avete visto, no? Adesso, a distanza di pochi secondi, proviamo la F Alghe Feed. Sono tutte e due dell'acqua forest, non l'ho detto prima, comunque si vede, è viola, caratteristico. E lo proviamo, ha questo aspetto più a palline, sono proprio pellet, infatti. Lo trovate sul sito, scrivendo pellet. E lo proviamo anche questo, laggiù. È piaciuto, ma avevano già mangiato, ovviamente avendo già mangiato quell'altro avevano meno appetito, però subito, alla prima, ottimo. Da riaccese le pompe possiamo parlare dell'illuminazione, che appunto in questo caso, in questa vasca, è diversa. Ho due lampade, le trovate tutte sul sito, anche queste lampade qua, a parte le Cassie al centro che non le trovate perché non ho ancora avuto, diciamo, modo di reperirne alcune, devo contattare l'azienda. Per le Hydra 32 HD dell'acqua Illumination le potete trovare, io le utilizzo, sono buone. Nella vasca invece, che è là dietro, che dopo vi farò vedere, c'è la Prime 16 HD, è la versione, diciamo, a uno spot di questa qua. Sono ottime lampade, io mi sono sempre trovato bene. Ecco qui come illumina la Prime 16 HD che ho nell'altro acquario. Illumina in modo completo, tranquillamente, nonostante sia spot. Ovviamente non andrò a trattare l'ambito dei tubi al neon, i T5, i T8, eccetera, perché secondo me sono tipi di illuminazione sì abbastanza completi, per i coralli vanno bene, però sono di vecchia generazione, i neon ormai si stanno andando a sostituire con le lampade a LED, quindi passo direttamente al trattare le lampade a LED, che penso che ormai abbiano più o meno tutti quelli che iniziano l'hobby in questo momento. Ovviamente i più anziani, proprio i veterani di questo hobby, avranno ancora i loro LED, i loro neon T5, T8, che sono molto funzionali, quindi dal punto di vista poi pratico funzionano molto bene anche quelli. Però io, avendo LED, tratto LED. Passiamo quindi a parlare del LED in sé. Vedete che i coralli risplendono nonostante ci sia anche la luce bianca, perché dovete sapere che i coralli, per chi non lo sa, in realtà poi ormai se mi avete seguito lo sapete, è quando c'è la luce blu sviluppano una fluorescenza, perlomeno si rende visibile al nostro occhio questa fluorescenza. In acquario marino, per non far sviluppare troppo le alghe, è bene tenere i blu, quindi i canali dei blu, dove è possibile, quindi avere una lampada che si può regolare, che lo consente, è importante, a parere mio, nell'ambito dell'acquario marino, regolare i blu sempre più alti rispetto ai bianchi in scala. Dopo ve lo farò vedere direttamente con l'applicazione, che si possono regolare tramite l'app del telefono. Nel nostro sito potete trovare appunto tutti questi tipi di illuminazione che
Ovviamente sono tutti regolabili, lo vedete poi nella scheda tecnica di spiegazione della lampada che vi andremo a vendere, ecco, nel caso in cui sceglieste noi come rivenditori. Ecco, per farvi vedere, quando mettiamo ad esempio tutto blu, i coralli iniziano ad avere un colore più saturo. La videocamera riesce a percepirlo grazie alla lente arancio, che è un filtro che si appone davanti, altrimenti non riuscirebbe a prendere le lunghezze d'onda del blu. Noi riusciamo a vederlo grazie alla telecamera solo mettendo il filtro arancio. Con l'occhio nudo si vedono proprio così, i coralli proprio risplendono. È importante regolare l'illuminazione in modo tale che non vada a bruciare i coralli, perché sono molto delicati. È facile che si brucino e quindi inizino a sbiancare. Bisogna avere una fase di acclimatazione. Quindi i coralli nuovi che vi andrò a vendere io, che comprerete da qualche altra parte, dovranno essere acclimatati prima nella parte bassa della vasca, per poi essere spostati successivamente nella parte superiore oppure comunque al massimo delle loro possibilità di resistenza. Seguite il nostro blog sul sito www.lbrief.com se volete saperne di più sui coralli che andrete a comprare. Ogni tanto scrivo qualche scheda esplicativa sui coralli in modo tale da non farvi sbagliare e da dirvi qual è il massimo che questo corallo può sopportare di illuminazione. Qui c'è una visione dall'alto dei coralli che appunto sotto alle luci blu proprio risplendono, si vede per bene la loro colorazione. Di solito nel sito tendiamo a mettere una foto che faccia vedere i coralli in una luce media, con i blu, ma anche con i bianchi, i rossi e i verdi, perché sono importanti anche quei canali di illuminazione. Non sono importanti solo i blu. Ci sono persone che tengono solo blu perché i coralli sembrano più belli, ovviamente, però alla lunga non si rischia di non avere dello sviluppo nei confronti di questi coralli, che andrebbero in carenza di certe fasce luminose. Perché ad esempio anche la fascia del rosso eccita le clorofille all'interno del corallo, quindi ovviamente è importante che sia presente, come il verde deve essere presente per altre motivazioni che ora non sto ad approfondire in questo ambito, perché altrimenti diventerebbe troppo lunga la spiegazione, magari in un prossimo video ve lo spiegherò. Questa è l'applicazione nell'app che gestisce la mia Prime. Ci sono i vari canali, vedete, verde, rosso, deep red, poi Moonlight è un canale a sé, lo lascerei così, e poi Cool White. Quindi ci sono un po' tutti, anche UV. Attenzione con UV perché gli UV possono stressare molto i coralli. Come fotoperiodo io vado dalle 12 alle 12, con alle 2 finisce l'alba e poi il tramonta alle 10, inizia il tramonto alle 10. E per il resto la tengo sempre al 100%, i primi canali in questo caso, e poi quindi UV, viola, li tengo al 100%, poi i rossi e i verdi all'80% e i cool white al 70%. Questo mi consente di avere uno sviluppo dei coralli, però di base non si formano le alghe. Ci sono persone che tendono a tenere più bassi ancora i bianchi. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito ovviamente. Resto a disposizione anche nei commenti, scrivetemi, fatevi sentire e ricordatevi di iscrivervi e di mettere like ovviamente. Ci vediamo alla prossima.